questa sera presentiamo il libro di Valeria Biuso, che è una giovane donna che è qui accanto a me. Il titolo è Quanto mai enigmatico, anche la morte ascolta il vento. È la storia di un giovane scrittore alla ricerca di se stesso, del senso da dare alla sua vita, ai suoi rapporti anche con il genere umano, che spesso gli risultano difficili, sia quelli familiari, ad esempio con il padre, e sia quelli affettivi con la sua donna. Quindi è veramente un pochino fotografia, spinta forse all'eccesso, della generazione attuale, una generazione spesso piena di complessi, piena di dubbi, di difficoltà proprio di interrelazione. E là, diciamo, accanto a lei c'è Giuseppe Franza, che è, oltre ad essere un editor, è anche un amico della scrittrice, quindi ha un doppio ruolo in questo momento. Allora, volevo chiedere appunto a Valeria se può confermare o meno questa mia valutazione, che il libro vuole essere questa fotografia della società, dei giovani di oggi, e che senso ha voluto dare al libro. Sì, allora assolutamente, c'è un parallelismo sicuramente tra i giovani di allora, perché non ho detto, si è ambientato appunto nel New York degli anni 40, quindi un periodo un po' particolare storicamente, non ben definito, diciamo, un po' fatto di contrasti, in bilico quasi, ecco. E sì, sicuramente appunto c'è un nostro libro si chiama In bilico sui versi, non è In bilico sui versi, cioè, ma questo è In bilico sulla vita. Sì, in bilico anche, sì, anche per rispetto proprio al periodo storico, perché siamo un po' a metà, cioè quella spinta verso il cambiamento che poi ci sarà negli anni 60, 70, però ecco lì c'erano i primi germi, ecco, il primo sentore, gli albori, esatto, sì. Non c'è questa volontà di cambiare, di trovare una nuova prospettiva, ma ancora secondo me non si avevano i mezzi per poterlo fare veramente. E infatti sì, secondo me siamo un po' uno specchio della società attuale, perché ci sono questi giovani che praticamente si agitano e sopravvivono senza fare effettivamente qualcosa, no? Quindi si lasciano vivere, sì, c'è questa tendenza proprio all'imbruttimento quasi, che diventa quasi necessaria secondo me, perché non trovano altri mezzi di espressione, cioè pensano sia quello il modo, l'unico modo che conoscono, dettato anche sicuramente dal periodo storico, dalla situazione particolare. Tu all'inizio avevo suggerito una cosa proprio cattiva, sì, le avevo detto no, ambientano in Italia, sì. Al posto di parlare dei grandi del jazz parlano in lapizi, sì, sì. Queste cose così. Sarebbe stato da una parte naturalmente più appetibile verso il mercato editoriale che adesso spinge in questa direzione, soltanto davvero si sarebbe snaturato, perché Valeria ha fatto una ricerca profonda, non solo geografica, lei ambienta questo romanzo a New York, ci sono le strade, cioè non conoscendole noi riusciamo ad ambientarci e a entrare in questo mondo non solo della New York fisica, ma nella New York degli anni 50, che magari è quella mitizzata che abbiamo visto nei film classici. Qui viaggiamo ad Harlem, sì, nei quartieri, diciamo, dove è nato il jazz nero, e questa ricerca che ha fatto Valeria ha una ragione profonda, perché la letteratura che lei sta cercando di raccontare con quest'autore che è il protagonista è proprio una letteratura di svolta, che come al solito in America giustamente arrivano prima di noi, stiamo vivendo noi in questo momento in Italia. È il momento della cultura che diventa solo intrattenimento e non cerca più di essere espressione culturale. In America l'hanno vissuto drammaticamente anche come critica negli anni 50, quando c'era questa volontà di creare dei prodotti editoriali vendibili al grande pubblico. In Italia lo stiamo vivendo soprattutto adesso, diciamo dopo gli anni 80 e adesso appunto con l'editoria a pagamento e con l'autopubblicazione con internet.